A tutti gli effetti. Ok, partiamo. Allora, un attimo. Mettiamo tutti i microfoni silenziosi. Ok, siamo in diretta, possiamo partire. Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di Formarsi in Azione. Stasera abbiamo con noi il professor Angelo Mangia, docente di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano, che ha scelto come parola chiave del suo intervento il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, questo strumento istituito per colmare, come dire, una lacuna presente già nell'atto istitutivo dell'Unione Europea, ovvero sia l'assenza di una banca centrale degna di questo nome, che potesse fungere da prestatore di ultima istanza, cioè una banca delle banche che potesse intervenire nelle situazioni di crisi e che è divenuto un argomento di stringente attualità alla luce della crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria. E anche perché in qualche modo è stato usato come grimaldello per dare il via alla crisi del Conte 2. Ricordiamo tutti come Matteo Renzi l'abbia agitato, diciamo, questo strumento, invocandolo per l'Italia e accampando come diciamo, motivazione alla crisi del governo Conte anche il mancato utilizzo del MES. Il professor Mangia si è occupato di questo istituto in un suo recente intervento anche sulla prestigiosa rivista Il Mulino, insieme al professor Saraceno, ha evidenziato come tuttavia il MES presenti delle criticità, di fatto, visto che in qualche modo, soprattutto nel periodo della pandemia, si è preteso trasformarlo in uno strumento di solidarietà, mentre il meccanismo, come hanno appunto evidenziato sia il professor Saraceno che il professor Mangia, era nato per evitare che problemi di finanza pubblica di un dato paese mettessero in crisi l'intera moneta unica, quindi l'intero sistema. Il dibattito intorno al MES ci consente quindi di fare alcune riflessioni rispetto al cosiddetto vincolo esterno, che ormai segna la storia del nostro paese e che dal 92 ha assunto la forma del vincolo europeo, che inevitabilmente condiziona e condizionerà il nostro sistema politico. In questo senso, diciamo, il meccanismo europeo di stabilità è uno degli istituti creati in seno a quella che è stata definita come la tecnocrazia europea e che, come ingranaggio del potere, sottrae il controllo di se stessa alla comunità politica e anche, diciamo, in qualche modo rispondente a quelle alchimie che regolano queste strutture che appunto da diversi anni, diciamo, ormai influenzano anche le nostre vite. Però per parlare di questo tema, appunto, lascio volentieri la parola al professor Mangia, non prima di aver ricordato le classiche regole di ingaggio per la nostra lezione, ovvero sia dopo l'intervento del nostro ospite per circa 25 minuti, apriremo lo spazio alle domande, con la preghiera, diciamo, di farle sia nelle chat, per chi volesse prenotarsi, diciamo, e quindi anche farle dal vivo al professore, cercando di essere il più chiari e concisi possibili, in modo da dare spazio a più domande e permettere al nostro ospite di rispondere in maniera esaustiva. Approfitto anche, ultima comunicazione di servizio, per ricordarvi che la prossima lezione ci sarà lunedì 22 febbraio e sarà tenuta da Alessandro Areso sul tema della tecnologia. Ora mi taccio e lascio la parola al nostro ospite. Prego, professor Mangia, lei la parola. Grazie alla fondazione per l'invito, grazie per le parole di introduzione. Ha detto bene lei poco fa quando diceva che il MES è una cosa che è stata creata per colmare un buco di progettazione originario all'interno dei trattati. Non è del tutto vero che il dibattito sul MES abbia riguardato gli ultimi mesi. In realtà è dalla fine del 2018, da quando è venuto in ballo la questione della riforma
del trattato che si è chiuso nel 2012, che si è cominciato in Italia a parlare di MES. Prima di quella data il MES era una cosa, diciamo così, per gli addetti ai lavori. Era una cosa che aveva riguardato il rifinanziamento della Grecia, dell'Irlanda, dei paesi che erano andati in difficoltà, in buona sostanza, con la crisi dei debiti pubblici del 2010-2011, che tutti, credo, in Italia ci ricordiamo. Dopodiché il MES era stato utilizzato nel 2013-14 per gestire la crisi del sistema bancario spagnolo. Da allora il MES non ha più fatto niente. Ha semplicemente emesso, continua ad operare sui mercati internazionali come una normale istituzione finanziaria. Per cui, come dire, le cose vanno viste a due angolazioni. Da una parte il dibattito interno sulla riforma del trattato, riforma che poi si è chiusa qualche giorno fa, con lo scambio degli strumenti di ratifica da parte dei rappresentanti diplomatici dell'area euro. Ma va visto anche dal punto dall'angolazione del MES, ovvero sia dall'angolazione dei funzionari e di quanti ci lavorano dentro. E credo che il dato di partenza può essere proprio quello per cui è dal tempo del finanziamento del sistema bancario spagnolo che il MES non ha più fatto ciò per cui era stato inventato. Tant'è vero che io ho sempre pensato, tra il serio e il faceto, che se il MES fosse stato un ente di diritto interno, sarebbe già stato sciolto come un ente inutile. Non è diventato, è tornato d'attualità dopo la crisi che è cominciata il 23 febbraio del 2020, perché si è pensato di riutilizzare questo organismo silente, fermo, che opera come una banca, anche di eccezionale capitalizzazione a livello internazionale sui mercati finanziari, e di usarlo per cominciare a gestire le crisi che ha toccato, lo sappiamo benissimo, tutta Europa. E da lì è partito il discorso sul MES sanitario, sulle condizionalità, ci sono le condizionalità, non ci sono le condizionalità, che ha riguardato tutto il 2020, purtroppo. Dopodiché, ecco, qui ci riattacchiamo a quello che diceva lei, dopodiché la questione entro nel MES, non entro nel MES e via dicendo, è stata utilizzata negli ultimi due mesi come un argomento per sostenere l'inadeguatezza del precedente governo, a torto o a ragione. Detto questo, come nasce, a cosa serviva? Quindi, questo è lo stato dell'arte. E credo che tutti quanti stanno ad ascoltare adesso abbiano letto decine e decine di interventi, interviste, questioni sulle condizionalità, non ci sono, ci serve, non ci conviene e via dicendo. Per capire i termini della questione bisogna fare qualche passo indietro e bisogna capire che l'interaiatura complessiva dei trattati, trattato sull'Unione Europea, trattato del funzionamento dell'Unione Europea, costituiscono nell'insieme una costituzione economica. Non sono una costituzione nel senso classico, nel senso politico, ma questi trattati sono una costituzione economica che utilizza, cioè, determinate dottrine economiche e le trasforma, come diceva lei poco fa, in vincoli esterni che condizionano i bilanci pubblici nazionali. Questo è il dato di partenza. Quindi i trattati sono, anche se non ce ne si rende conto, una codificazione di politiche economiche. Sono una codificazione di politiche economiche che pretendono di trasporre sul piano normativo, legislativo, diciamo così, legislativo in senso largo, determinate dottrine economiche, e sono poi le dottrine che ritroviamo negli articoli 123, 4 e 5 del Trattato sul funzionamento,
adesso spiego di che cosa si tratta, ma lo sapete già, e che hanno funzionato anche piuttosto bene in Germania negli anni 50, 60, 70. È l'intelaiatura, la vecchia intelaiatura di Maastricht, 1992. Cosa ci dicono quei tre articoli del trattato sul funzionamento che costituiscono la chiave di volta di tutto il sistema? E infatti tutto il dibattito politico, quando si fa una legge di bilancio, una volta all'anno, gli scostamenti di bilancio, consapevolmente o inconsapevolmente, finisce con lo sbattere contro quei vincoli. Quali sono? Divieto di mutualizzazione dei debiti pubblici all'interno della zona euro, divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie da parte degli stati, insomma i vecchi scoperti a disposizione del governo italiano quando c'era ancora la Banca d'Italia, 1980-81, e in terzo luogo divieto di finanziamento da parte delle istituzioni europee a favore di singoli stati. E il problema, lo capite benissimo, che si è generato in Europa nel momento in cui la Germania si consumava lo scambio, per cui la Germania regalava, diciamo così, il marco all'intera Europa, ma in cambio voleva rassicurazioni sul fatto che determinate politiche economiche praticate in altri stati, Italia, ma non solo in Italia, in Francia, in altri, lo Stato sociale è stata quella roba lì, entrassero surrettiziamente nella politica tedesca. Volevano una rassicurazione e questi sono stati i termini dello scambio. Prima considerazione. Seconda considerazione. I trattati sono stati costruiti sulla base dell'osservazione empirica dell'andamento delle economie europee nel corso degli anni Ottanta. Da dove vengono quei famosi parametri feticcio del 3%, del 60% che stanno nell'allegato 12 del trattato sul funzionamento? Non li hanno tirati su dal sacchetto della tombola, tanto per capirci, ma semplicemente erano i dati, era la media dell'indebitamento, Italia a parte, dei paesi dell'Europa occidentale nel corso degli anni Ottanta, e il parametro del 3% dell'indebitamento consentito era costruito su quella che era stata la crescita media delle economie europee in quegli anni ormai meravigliosamente lontani, cioè un 5% defalcato, un 4,5%, 5% defalcato da un 2% di inflazione, che è poi quel famoso 2% l'obiettivo cui dovrebbe tendere l'attività della banca centrale nel governo dell'inflazione complessiva all'interno della zona euro. Capite perché vi dico che era una codificazione di politica economica. Ed era una codificazione di politica economica che era stata costruita sull'osservazione, sulla cristallizzazione degli indicatori macro europei nel corso degli anni Ottanta. Che conseguenza ha avuto questo? Sicuramente quello di mettere al riparo la politica economica tedesca da pressioni indecorose. Ha avuto però il difetto di cristallizzare quella situazione e di rendere, corriamo nel tempo, arriviamo all'oggi, quei parametri e quei trattati assolutamente irrealistici. In aggiunta, i trattati partivano dal presupposto che ci sarebbe sempre stata crescita economica, che non ci sarebbero state crisi. L'idea dell'economia sostenibile era l'idea per cui non ci sarebbero mai state crisi economiche, al limite cicli finanziari. Si cresce un po' di meno, si cresce un po' di più, ma non ci sono dei grossi break, diciamo così, nell'andamento complessivo dell'economia. È l'idea di stabilità tedesca. Noi ormai la legge finanziaria la chiamiamo legge di stabilità in omaggio a quella tradizione, tanto per capirci come ci sia stata una contaminazione di idee e di stili e di ideologie. È arrivato il 2010, prima è arrivata la crisi di Lehman Brothers 2007-2008, crisi tutta di debito privato, che poi si è trasportata in Europa nel 2010-11 con la crisi del debito pubblico greco, insomma ricordiamoci che il primo ministro greco era saltato su a dire
che i fideiconti, la Grecia, aveva soltanto truccato i bilanci. Ha presentato bilanci falsi in commissione per entrare nell'euro e per avere, vi potete immaginare, beh, lo sapete quello che è successo. L'architettura istituzionale europea non aveva strumenti per la gestione di shock asimmetrici provenienti dall'esterno. Cosa si è fatto? Si è cominciato nel 2010 a istituire un primo fondo per il finanziamento degli interventi di ricapitalizzazione in Grecia, fatto con un regolamento del Consiglio, nel maggio del 2010. A giugno del 2010 si istituisce una cosa chiamata FESF, il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, che, guardate un po', non è un'istituzione, un organismo di diritto comunitario, di diritto europeo, di diritto pubblico. Era una normalissima società finanziaria, una società anonima di diritto lussemburghese, istituita presso lo studio di un notaio lussemburghese, però partecipata integralmente dal governo lussemburghese, che avrebbe poi ceduto le quote di questa società finanziaria ai singoli stati dell'area euro pro quota, sulla base delle quote di partecipazione in BCE. Che cos'era? Era praticamente, come dicono gli economisti, un veicolo finanziario, di fatto, giuridicamente, una normalissima società per azioni, attraverso le quali si doveva fare un'emissione, realizzare un'emissione obbligazionaria sulla base delle contribuzioni dei singoli stati. Noi in quella fase gli abbiamo dato qualcosa sui 43 miliardi di euro per far partire quella linea di finanziamento. E proprio perché ci si era accorti che non c'era la banca delle banche, c'era il divieto di ricapitalizzazione dei debiti pubblici che gravava sulla BCE, ci si era accorti che quei soldi, uno, erano pochi. Due, quello era uno strumento temporaneo che andava istituzionalizzato. Ed è stato istituzionalizzato proprio attraverso la creazione del MES, così come lo conosciamo dal 2012. Quindi capite che si tratta di una cosa abbastanza strana per il nostro modo di ragionare. Molto logica in una prospettiva puramente finanziaria, problematica dal punto di vista politico, perché il MES realizza la contaminazione tra diritto bancario, o se preferite diritto fallimentare, e la dimensione dei rapporti intergovernativi, perché assoggetta gli singoli stati aderenti all'area euro alle regole della gestione delle crisi di impresa. Cioè, è diritto fallimentare tra stati. Usiamo questa formula grossolana, ma che credo rende l'idea, e rende anche l'idea, immagino, di tutti i problemi che si generano nel momento in cui io utilizzo strumenti esclusivamente privatistici per gestire i rapporti fra soggetti sovrani, fra stati. Un'anomalia? No, è uno dei corollari delle dottrine economiche costituzionalizzate nel Trattato sull'Unione Europea, del Trattato sul funzionamento. Cioè, non è più l'idea, è una banalità, ma vi rendete conto del senso di questa banalità se ragioniamo nel caso specifico del MES? È l'idea per cui non devono essere gli stati a controllare i mercati, ma devono essere i mercati a controllare e ad essere i guardiani delle politiche statali. E come fanno i mercati a controllare le politiche statali? Facile. Li comprano o non li comprano, gli vendono o non gli, o si liberano o non si liberano del titolo di debito pubblico. Perché vedete, un'altra delle grandi meravigliose illusioni che si erano generate nel 92 ai tempi di Maastricht era quella per cui non sarebbe più stato possibile, con una moneta unica, con un sistema europeo di banche centrali, speculare sulle monete, così come era successo nel luglio e nel settembre 1992. Governo Amato. Gli speculatori sono fuori gioco. Chi aveva ragionato così o aveva peccato di ingenuità o aveva fatto finta di non essere consapevole del fatto che si poteva eliminare la speculazione sulle valute, ma spostavi la speculazione semplicemente dalla dimensione delle valute alla dimensione del mercato dei titoli di Stato.
Da qui le origini di quella famosa crisi dello spread e via dicendo. Da qui le ragioni per cui le tensioni sui debiti pubblici sono sempre inevitabilmente tensioni sull'unità e sulla capacità di tenuta del sistema unico monetario europeo. Insomma, se non si interviene in certe condizioni, ai tempi della Grecia, 2011 in Italia e altre, l'euro salta, piaccia o non piaccia, perché presuppone una serie di interventi, la tenuta della politica monetaria unitaria all'interno della zona, presuppone una serie di interventi continui di aggiustamento che la Banca Centrale, stando a quei soli articoli del Trattato sul funzionamento, non potrebbe fare, perché le sono vietate. Cominciamo a capire, questo è solo un antefatto. Stante la situazione che si era generata nel 2011, 12, 13, beh, ci si è accorti che accanto ai trattati, accanto a quelle tre norme di divieto che codificavano quella politica economica, ci voleva qualcosa in più. E questo qualcosa in più è stato il trattato MES, quindi la trasformazione di quel fondo di diritto lussemburghese pensato per la Grecia in qualcosa di stabile. Ci voleva il trattato parallelo, sono trattati gemelli questi, sul fiscal compact, roba che in Italia abbiamo approvato nel luglio del 2012, e poi bisognava elasticizzare la politica monetaria della Banca Centrale. Come si è elasticizzata? Siamo sempre nel luglio del 2012, che è stato il punto di crisi, il punto di svolta della crisi costituzionale, tra virgolette, della crisi della Costituzione economica europea. È stata la questione per cui qualcuno si è alzato a Londra, a una riunione di banchieri centrali, e ha spiegato ai mercati, cioè alle grosse strutture finanziarie che stavano facendo soldi sui debiti pubblici dell'area euro, anche nostro, soprattutto il nostro, che era lo periodo dello spread a 400-500 punti, beh, guardate, piantatela di speculare, perché altrimenti i titoli di Stato comincio a comprarli io, e credetemi, sarà abbastanza. Tradotto, voi i soldi prima o poi li finite, io i soldi non li finisco perché sono una banca centrale. O meglio, comincio a comportarmi come una vera banca centrale. E a cosa mi legittima? E cosa legittimava questa presa di posizione? La diffusa consapevolezza che qualora non si fosse andati extra legem, al di fuori dei trattati, saltava la tenuta della zona euro, saltava la zona euro, come dire, una specie di stato d'emergenza, qualcosa di simile allo stato d'emergenza che abbiamo sperimentato noi nell'ultimo anno. Sono clausole elastiche che debbono, ed è la vecchia questione per i giuristi del contra legem o dell'extra legem. Quello è stato solo il punto d'avvio. Poi è cominciato a settembre del 2012 il discorso sulle OMT, ovvero sia, si è formalizzato il whatever it takes del luglio del 2012 e si è detto sì, la banca centrale, questo è il senso dell'OMT, sì, la banca centrale interviene a comprare i titoli del debito pubblico dei paesi in difficoltà, a condizione però che entrino prima nel MES. Perché? Perché il passaggio necessario doveva essere quello dell'ingresso, dell'utilizzazione del MES, proprio perché il MES postulava il controllo incrociato da parte di Commissione e Consiglio dei direttori del MES stesso, neanche Consiglio dei governatori, tra Commissione, Consiglio e burocrazia del MES, il controllo dei bilanci statali. Come dire, sì, io compro a dismisura, ad infinito potenzialmente, il tuo debito, però prima tu ti assoggetti a certi vincoli formalizzati che mi rendano, che mi garantiscano che tu non utilizzerai queste donne, come diceva un primo ministro olandese qualche tempo fa, spendendoli in donne e vino. Non so se ricordate la battuta che circolava qualche tempo fa. Ecco,
Cosa c'entra questo discorso? C'entra per farvi capire che il MES non è una struttura polifunzionale, nel senso che può essere utilizzata per tutto quello che piace o non piace. Il MES è una struttura che può agire, è fondamentalmente una banca, un'istituzione finanziaria internazionale. All'inizio era stata pensata come la replica europea del Fondo Monetario Internazionale. In realtà sono due cose molto diverse, non c'è tempo di stare qua a ragionarci. Però questo dovrebbe far capire, innanzitutto, che il MES non è uno strumento bona fide. Serve a cosa? Ce lo dice l'articolo 3 del trattato sul funzionamento del MES. Il MES può essere utilizzato quando è in gioco la stabilità della zona euro, quando non c'è nessun'altra risorsa a disposizione, quindi è un'extrema ratio, e in terzo luogo sotto stretta condizionalità. Perché? Ma perché la finalità del MES, come tutti questi meccanismi, non è, come si può far credere, uccidere la democrazia, affamare i popoli, eccetera, eccetera. Queste sono istituzioni finanziarie che vogliono soltanto rientrare dai soldi che ti prestano. Costi quello che costi. Capite la contaminazione tra logica privatistica, che è una logica di rapporto obbligazionario, di diritto bancario, o se preferite, di diritto fallimentare. È una logica diversa, di tipo pubblicistico, che magari tiene in considerazione la graduazione degli interventi, il bilanciamento fra esigenze diverse e cose di questo tipo. Corro subito al presente, alla questione. Ma allora, il MES sanitario si poteva fare? Non si poteva fare. Il MES sanitario è stato ancora una volta il tentativo. Vedete come funziona il diritto dell'Unione Europea. Il diritto in generale, ma in particolar modo quello dell'Unione Europea. Funziona per adattamenti e aggiustamenti successivi. Nel senso che ci si trova questa struttura che poi si è bloccata, non è più servita a niente dal finanziamento delle banche spagnole, è arrivata la pandemia, vediamo di utilizzarlo e vediamo di utilizzarci, è l'idea dei dirigenti del MES, e di rilanciarci attraverso l'offerta al loro pubblico, che è il pubblico degli stati, di una linea di finanziamento precauzionale, si dice, una linea di finanziamento particolare, una linea di finanziamento per le spese sanitarie. Se riavvolgiamo il nastro di 12 mesi, beh, ci accorgiamo che tutti siamo andati in difficoltà di fronte alla pandemia. Cioè, noi siamo andati al 160 di rapporto debito-PIL. Una cosa, se ci avessero detto, ce l'avessero detto un anno fa, ci sarebbero. La Francia è andata al 120 nel 2000. La Francia si è fatta 20 punti nel 2020, 20 punti di debito in più sul PIL, sono andati dal 100 al 120. La Spagna pure. Non so se rendo l'idea di quanto sia cambiato il quadro complessivo delle finanze pubbliche all'interno della zona euro solo in 12 mesi. Nel senso che certo noi siamo quelli al 160, ma quelli al 120? E poi, scusate, ma crediamo veramente che al 31 dicembre 2021 i saldi di finanza pubblica saranno migliori di quelli del 31 dicembre del 2020 in Italia, Francia, Spagna, eccetera, eccetera? Guardate che anche in Germania qualche grosso problema l'hanno avuto da questo punto di vista. Tant'è vero che stanno tornando indietro sulla regola inserita nella Costituzione tedesca dello zero nullo, cioè del bilancio rigorosamente in pareggio, solo che hanno margine di manovra, hanno margine fiscale, hanno margine di manovra finanziaria. Possono spendere senza arrivare alla soglia del 100 del 120. Qual è il problema che ci lascia questa situazione? Il problema della praticabilità dei trattati. Perché non solo il trattato di Maastricht, il trattato di Lisbona, ci parlano di una soglia del 60%. Ma c'è anche una cosa chiamata Fiscal Compact, una cosa che è nata in parallelo al MES nel 2012, quale ci dice che gli stati aderenti a quel patto di bilancio avrebbero in teoria l'onere
di ridurre il differenziale, che sia 100, 120, 160, tra la soglia di debito attuale e il 60% di un ventesimo all'anno. Vi rendete conto che operazione di consolidamento fiscale sarebbe? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a una considerazione molto ovvia, che è stato l'evolvere della situazione in questi 12 mesi a rendere difficilmente, ed è un eufemismo, applicabili i trattati non solo all'Italia. Cioè, vedete cosa vuol dire rientrare in 20 anni dal 160 al 60%? Ma anche in Francia, ma anche in Spagna, ma anche in Belgio. Se si applicano questi parametri, ma ci si stabilizza nella depressione. Ci si stabilizza tranquillo. Da qui la situazione particolarissima, di cui non so fino a che punto si abbia consapevolezza nel dibattito MES sì, MES no, eccetera, eccetera, della praticabilità future di quell'architettura istituzionale che è tratteggiata in Lisbona, trattato sull'Unione Europea, trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. È chiaro che qua bisogna ripensare la situazione. E allora, proprio perché bisogna ripensare la situazione, poi vediamo di collegare assieme questi diversi passaggi, perché voglio chiudere la chiacchierata, la mia predica, per lasciare un po' di spazio a una chiacchierata vera. Per questo ci si è dovuti inventare qualcosa come quel recovery fund, il cui regolamento, che è venuto ad esistenza oggi, praticamente, da un punto di vista formale, perché è oggi che è stata mandata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento di attuazione del Recovery Fund. Se ne parla, il Recovery Fund fino ad oggi non è esistito giuridicamente, era un accordo politico. Ma il regolamento sul funzionamento del Recovery Fund non esisteva. Che cos'è il Recovery Fund? Bella domanda, non si chiude in una battuta. Diciamo che è segno di un'evoluzione della consapevolezza a livello di istituzioni comunitarie, in realtà dovremmo dire a livello di cancellerie nazionali, della impraticabilità, in questa fase, delle dottrine economiche codificate all'interno dei trattati. Come dire, si apre una fase nuova, verso la quale io non ho né ottimismi né pessimismi da offrire. Mi limito solo a considerare che, ad immaginare che si procederà per adattamenti progressivi, secondo la linea di continua modificazione, qualcuno può dire stravolgimento, qualcuno può dire miglioramento, degli istituti formalizzati ancora nell'anno di grazia 2008 in Lisbona. Si apre una fase nuova, dove molto è possibile, ma dove inevitabilmente non possono che giocare i rapporti di forza reali tra i diversi stati appartenenti all'area euro. E mi fermo qua per il momento. Grazie, professor Mangia. Mentre parlava, sono già arrivate alcune domande in chat, ne sono arrivate 3, quindi gliele sottoporrei, diciamole, almeno raccogliendo un primo giro da 3 domande, visto che sono anche abbastanza, come dire, interessanti e ricche di spunti. Comincerei dalla prima, che ci è arrivata da parte di Umberto Amato su una delle nostre chat, in cui le chiede se la moneta unica, il MES, sono la causa della nostra mancata crescita economica dal 2000? E questa è una prima domanda. Poi ne abbiamo un'altra che leggo, cerco di sintetizzarla perché è un po' lunga, ce la propone il dottor Davide Garbin. Buonasera professore, la Lagarde ha da poco dichiarato che la criptovaluta sarà sdoganata dalla BCE, quindi con un'eurovaluta elettronica. Alla luce anche del macro investimento di Elon Musk in Bitcoin, potrebbe rappresentare questo un primo passo per la cessione di sovranità monetaria macro regionale
verso una moneta globale elettronica basata su blockchain controllati da server di stati, quasi fosse una reintroduzione del sistema aureo, ma basato sulla potenza di calcolo per generare più moneta invece della vecchia moneta ad alto potenziale, quindi un veicolo per finanziare l'economia reale, a partire da quella virtuale. Vedo che chiude con una cosa, una specie di signoraggio 2.0. E un'ultima domanda per questo primo giro, ce la propone Vittorio Casali. Buonasera professore, lei ritiene quindi che una delle possibili soluzioni all'esplosione dei debiti nella zona euro nella post pandemia possa essere un cut-off parallelo delle quote detenute dalla BCE? Queste sono le prime tre domande, professore, se intanto vuole rispondere a queste prime tre, poi ne raccogliamo altre. Ma stavo pensando alle prime due e poi mi riformulo la terza. Ah, perfetto, sì, sì. Prima domanda, l'euro e il sistema unico sono la causa della mancata crescita italiana? Considerazione generale che vale anche da rispondere a questa domanda. Io diffido dalle spiegazioni monocausali. Di sicuro, vedete, c'era un signore chiamato Giuseppe Guarino, scomparso un anno o due fa, il quale era dentro a queste cose negli anni 90, 91, 92, quando l'Italia stava per entrare in Maastricht e stava per aderire alla moneta unica. E Giuseppe Guarino, assieme a pochi altri, questo c'era anche Guido Carli, stando a quello che è il volume delle sue memorie, 50 anni, erano consapevoli che entrando in Maastricht noi si abbandonava un modello economico e si doveva entrare all'interno di un altro modello economico, che non era il nostro, ma era quello tedesco. Era l'idea per cui dell'ordoliberismo tedesco, la vecchia legge sulla stabilità tedesca del 67, per cui non doveva pareggio di bilancio, si doveva tornare ai tempi di Einaudi, dopo 20 anni. Di crescita gestita tumultuosa, squilibrata, ma comunque crescita, gestita attraverso la finanza pubblica, si doveva tornare ai tempi di Einaudi, meglio ai tempi di Erhard, che era il ministro delle finanze di Adenauer, e di conseguenza tutto sarebbe dovuto cambiare. Guarda caso, nel 92 si entra in Maastricht, c'è la promessa della moneta unica, si realizza di fatto nel 96, nelle nostre tasche nel 2001-2002, ma c'era anche il problema enorme del fatto che nel mercato, che avrebbe dovuto controllare gli stati, ci sarebbe stata una struttura enorme, sarebbe stato il più grosso conglomerato industriale e finanziario d'Europa. Sapete come si chiamava quel conglomerato finanziario e industriale più grande d'Europa, che avrebbe dovuto operare sul mercato unico? Cioè, IRI. Ecco. Lì è partita la stagione delle privatizzazioni. Quindi, e questo è stato un cambiamento enorme nella praticabilità delle nostre politiche economiche. Non solo. Adesso si parla di recovery fund. Guardate che recovery fund può essere tante cose, ma è fondamentalmente un piano di politica industriale. È una gigantesca operazione di riconversione industriale. Domanda. Chi c'è che sa fare ancora politica industriale in Italia? Capite perché diffido le spiegazioni monocausali? Per carità, cioè, non hai più politica monetaria, cioè qualcosa vorrà pur dire, considerato che la politica di bilancio dipende e quindi lo sviluppo economico dipende dalla politica monetaria. Devono stare in equilibrio queste due cose. È stato anche lo smantellamento di una serie di tecnostrutture a disposizione del governo che fornivano, non era soltanto la questione di fare i panettoni o le Alfa Romeo, era la questione di avere delle competenze a disposizione dell'amministrazione pubblica che non fossero esclusivamente politiche, ma fossero al servizio della politica e fossero cresciute al servizio della politica. Di politica industriale in Italia se n'è sempre fatta poca, ma si è smesso completamente di farne dopo Maastricht. Risultato? Guarda un po', per abbozzare una cosa chiamata recovery fund bisogna andare a cercare manager privati. Perché ormai, come dire, lo Stato non ha più queste competenze, ma si potrebbe andare avanti
per un pezzo a ragionare. Certo, calo della produttività, certo, WTO, è entrata la Cina nel WTO, tutte queste altre cose, è chiaro che il mondo di ieri non ritorna più. Per cui, sì, tu puoi anche riconquistare, come diceva qualcuno, adesso hanno smesso tutti di dirlo, sovranità monetaria. Il problema è che tu riconquisti sovranità monetaria per fare cosa? C'è qualcuno che ha un piano, un progetto di sviluppo per il paese, perché la sovranità monetaria, quella cosa che chiamavano fino a un mese fa sovranità monetaria, non è un fine, è un mezzo. Se non ci sono progetti, idee, impostazioni del futuro, beh, è chiaro che anche entrare e uscire dall'euro ti serve fino a un certo punto. La seconda osservazione che mi faceva è avveniristico, fantascientifico, fantascientifica nella terminologia, però individua un problema. Il gold standard. Il gold standard che non c'è più dai tempi di Nixon, dal 1973. Ed è dalla caduta del gold standard di Nixon che poi è partito il blocco dello sviluppo in Occidente, se ci pensate. Perché lì è cominciata la fase dell'inflazione, stagflazione in Italia, in Europa, crisi della superinflazione negli Stati Uniti, blocco della crescita, nasce il petrodollaro, il valore non è più agganciato all'oro, ma al dollaro in quanto mezzo di acquisto del petrolio. Correte avanti, arriviamo nel 92 ai tempi di Ciampi e del governo Amato. Correte in Europa, abbiamo il serpente monetario prima e poi abbiamo lo SME, da cui usciamo nel 1992. È chiaro che il problema della valuta a livello di scambio internazionale c'è. Il punto è, guardate, ci sono biblioteche di economisti sugli effetti positivi e negativi del gold standard. Non mi stupisco che questo discorso apparentemente esotico, esoterico, delle blockchain, della moneta virtuale, eccetera, eccetera, possa avere un aggancio o una connessione con il tentativo di creare non un nuovo gold standard, ma una replica funzionale di ciò che è stato il gold standard, cioè qualcosa che ne faccia le veci. Attenzione però, perché qua si apre l'enorme, si aprono tutta una serie di interrogativi in ordine a chi controlla questa infinita emissione di moneta e in secondo luogo che vantaggi e che svantaggi può dare il gold standard. Perché, insomma, ecco, se avete tempo andatevi un po' a guardare quelle che sono state le conseguenze del gold standard, dell'entrata e dell'uscita, della rottura del gold standard ai tempi della prima guerra mondiale e di quello che è successo in Europa e nel mondo da quando è saltato quello con la prima guerra mondiale. Si è dovuti aspettare Bretton Woods, cioè quella crisi economica e finanziaria è continuata fino agli accordi di Bretton Woods e fino alla seconda guerra mondiale. Per questo c'è stata un'unica fase di crisi, diciamo così, dal 1918 fino al 1944, che guarda caso si è chiusa con... E l'unica fase di stabilità. Il problema è che in queste dimensioni, a questi livelli, gli equilibri sono sempre equilibri instabili e vanno governati, dovrebbero essere governati. Se non governi questi equilibri, prima ti si rompe Bretton Woods e poi ti si rompe nel nostro piccolo anche tanto il serpente monetario europeo come lo SME. Il rischio di questi anni è stato l'euro. Il rischio di questi anni è stato l'euro, perché per tenere assieme moneta unica e bilanci separati ci si è dovuti inventare una costituzione economica parallela, che è quella che è stato fatto dal whatever it takes fino al PEP attualmente in corso, fino all'acquisto continuativo in questa fase da parte della Banca Centrale delle emissioni del debito pubblico italiano e non solo italiano, cioè di fatto. Guardate che da quando è cominciata la pandemia, era vero anche prima, ma soprattutto da quando è cominciata la pandemia,
Beh, la Banca d'Italia ha ricominciato a fare quello che faceva prima del divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia ai tempi di Andreatta e Ciampi, perché a comprare il debito pubblico italiano è fondamentalmente la Banca d'Italia su mandato BCE. Questa è la sospensione del patto di stabilità e crescita attualmente in corso. Terza domanda che mi dice qual è? Ne approfitto, professore, per unire anche una quarta, in modo facciamo due domande, le leggo, sono abbastanza brevi. La prima è quella di Vittorio Casali De Rosa, che le chiede se è possibile una soluzione dell'esplosione dei debiti nella zona euro nel post pandemia e se questa possa essere un cut-off parallelo delle quote detenute dalla BCE. L'altra che prendiamo per il momento è viene da Carlo Lombardi, le chiede se può tornare sulla distinzione fra extra legem e contra legem, possibilmente con riferimento al MES sanitario. Guardi, prima domanda mi pare tradotta dal linguaggio finanziario in italiano è quello sulla possibilità di monetizzare i debiti pubblici, cioè l'eccesso di debito pubblico che la BCE è una questione, ma insomma ne avevamo parlato, ve lo ricorderete, avevamo provato a parlarne, mi pare a ottobre-novembre, un po' Poletta, un po' Sassoli sulla questione dell'acquisto, dell'ammortamento del debito pubblico in mano alla BCE. Una settimana fa, giustamente, perché non può fare altro, perché gestisce un consiglio d'amministrazione, dove ci sono insensibilità e interessi diversi, la Lagarde ha detto, per carità, di questa roba non se ne può neanche parlare perché è contro i trattati. È verissimo. È vietato dai trattati, questa è la premessa da cui sono partito, non a caso vi ho richiamato quei 123, 4 e 5 del trattato sul funzionamento. Non di meno l'esigenza c'è, e non è detto che la soluzione debba essere quella brutale e netta della monetizzazione del debito, della cancellazione del debito, sono strumenti grossolani, cioè, ma chiunque abbia un minimo di consapevolezza delle cose finanziarie, basta che venga trasformato in un debito, non dico irredimibile, eterno, ma a lungo termine, a lunghissimo termine. Dipende dai comportamenti fattuali. Se questi continui. Il problema è, possono tranquillamente, il problema è dal punto di vista contabile. È il rapporto fra questo stock di debito che viene di fatto neutralizzato è quello che sta scritto nei trattati e nel fiscal compact. Ed è la cosa che richiamavo prima, mentre stavo concludendo la mia predica. Ovvero sia, che capacità hanno questi trattati di adeguarsi alla realtà? Ed è questo il problema che ci lascia la pandemia, fondamentalmente. Dopodiché, extra legem, contra legem, beh, è quello che vi ho detto, cioè comportamenti di fatto. Il whatever it takes di Draghi era contro legge, era contro i trattati, sì, però è stato accettato da tutti. Perché c'era una situazione complessiva tale che lo rendeva necessario. Sui vecchi discorsi sulla necessità come fonte del diritto. Ecco. La verità è che ormai l'Europa, quella cosa che si chiama Europa, ha una sua costituzione parallela. Ed è stata economica parallela, che è stata creata di fatto dal whatever it takes, dal programma OMT, da tutte quelle linee di acquisto e di intervento sui mercati da parte della banca centrale che andavano sotto il nome di quantitative easing e che adesso vanno sotto il nome di PEP. Cioè, capite che gli puoi cambiare l'etichetta, la formuletta, l'acronimo, tutte queste robe, ma alla fine sempre quello è. Ovvero sia, la banca centrale deve intervenire. Non interviene sul mercato primario, interviene sul mercato secondario, ma è costretta a fare le banche. La banca centrale, è ovvio che sia così, perché vedete, noi la si guarda dal punto di vista dell'architettura istituzionale europea, ma guardate che in BCE sono molto più pragmatici, perché loro non è che si devono interfacciare con il Consiglio, con i 19 stati dell'area euro, eccetera, eccetera. Ma la mattina, quando accendono i terminali, hanno il problema di vedere cosa è stato fatto dalla Bank of Japan, che parte prima per i fusi orari,
devono decidere come intervenire e cosa fare e dopodiché si devono interfacciare con quello che farà plausibilmente la Fed sui mercati internazionali quando aprono i mercati sulla costa orientale degli Stati Uniti. Voi capite che se si lavora in quella, se si ragiona, se quello è l'universo, se quello è l'orizzonte, si guarda molto di più alla sostanza e alla necessità di svolgere certi interventi piuttosto che. Dopodiché tutto si scarica sulle polemiche e sull'equilibrio delle dichiarazioni, dei comunicati stampa che escono alla conclusione del board di direzione della Banca Centrale Europea. Grazie professore. Mi permetta di fare una piccola comunicazione ai partecipanti. Allora, sono arrivate altre 4 domande, più c'è Umberto Amato che ci chiedeva di farne un'altra. Quindi, visto che sono 4 domande abbastanza corpose, diciamo che vorrei terminare col professore con queste 4 domande, altrimenti c'è il rischio che il tempo si dilati eccessivamente. Gliene pongo 2, professor Mangia. Allora, la prima da parte di Alessandro Guidi Batori, che le chiede, dato l'elevato livello di debito pubblico in rapporto al PIL raggiunto da paesi come Francia, Italia e Spagna, in un'ottica post-pandemica, può avere senso usare il MES per acquistare le quote di debito sovrano detenute da BCE tramite programmi UP e PEP in modo da ridurre i rischi di sostenibilità dei vari debiti sovrani dopo la crisi? E poi una seconda domanda di Carmelo Cosentino. Cosa pensa del rapporto lira-euro? L'Italia di allora avrebbe potuto ottenere un cambio diverso? E quale a suo avviso avrebbe dovuto essere? Guardi, prima domanda, il MES. Certo, il MES avrebbe potuto. E infatti si è ragionato. Si è ragionato per qualche tempo di utilizzare il MES a sostegno dei bilanci. Il punto è che il MES, piaccia o non piaccia, si tira dietro una quantità di condizionalità che sono scritte non solo nel trattato MES, ma sono scritte in un regolamento, quello del CUPEC, il 472 del 2013, il quale ti dice che non c'è soldo senza condizionalità. Prima osservazione, ma questo è secondario. Da un punto di vista pratico, il MES è sottocapitalizzato. Non ha soldi abbastanza per intervenire, perché la cosiddetta potenza di fuoco riferita al MES, 700 miliardi, è virtuale. Il MES è una società per azioni, ha richiamato parte delle quote sottoscritte dagli stati, ma ha richiamato un 125 miliardi, se ricordo bene. Sulla base di quello ha fatto leva e messo obbligazioni. Il MES i soldi prima o poi li finisce, e i mercati lo sanno. Per questo era stato concepito nel settembre 2012 la scaletta, prima entri nel MES e poi faccio partire l'OMT. Perché prima rientri in un quadro di aggiustamento macroeconomico, gestito dall'esterno. Dopodiché io faccio partire le munizioni infinite, potenzialmente infinite. Il MES di per sé non ha queste capacità. Non è un caso che, guarda un po', prima si sia inventato lo SURE per quanto riguarda, con un regolamento apposito creato dal nulla, lo SURE per quanto riguarda il finanziamento delle spese di la cassa integrazione dell'Inps, tanto per capirci da noi. E poi ci si è inventati il recovery fund, segno che non si voleva utilizzare il MES perché si riteneva che quella logica era, come dire, una logica da 2011-12, da crisi greca. Adesso sì, mi par di capire e direi che c'è una qualche consapevolezza dei problemi in gioco. E non sono solo i problemi contabili, i problemi molto più seri della tenutella. Il problema è quello della crescita economica, di questo, non più dell'Italia, ma di tutto il continente. E questo, per questo la pandemia ha cambiato il quadro. Una Francia al 120% di rapporto debito-PIL in crescita, e guardate che la Francia è in
deficit sul commercio estero da sempre, cioè importa più di quanto esporti, consuma più di quanto produca. È un elemento di destabilizzazione enorme di cambiamento del quadro. Non so se ho reso l'idea. Dopodiché l'altra domanda, qual era? Era quella sul rapporto lira-euro, professore. Cosa vuole? Cioè, ci faceva... è il piacere del controfattuale, cioè così come io non ho la palla di cristallo per guardare il futuro, allo stesso modo io non ho il pozzo fatato in cui vedere le realtà parallele. È un esercizio che può piacere a economisti, a storici distopici. Cosa sarebbe successo se? Di sicuro noi quel debito pubblico che avevamo, ma non lo dico io, lo dice un signore che si chiama Fabio Merusi, che è sempre stato uno dei massimi esperti di queste questioni in Italia, a lungo consulente della Banca d'Italia, un giurista molto raffinato. Di sicuro noi abbiamo scontato quella massa di debito pubblico una prima volta al momento dell'ingresso e della fissazione del cambio, una seconda volta continuando a pagarci sopra un premio per gli interessi. Come dire, noi il debito pubblico l'abbiamo scontato due volte, una volta al momento del cambio formale 1937, quello che fosse 26, l'altra volta continuando a pagare un rischio, a prezzare un rischio sui mercati finanziari del debito pubblico. Questo è poco, ma è sicuro, insomma. Poi lascio a voi le valutazioni di merito su. Come dire, così come diffido dalle spiegazioni monocausali, prima, allo stesso modo, certo, e il vecchio discorso si può sempre far meglio. Di fatto noi l'abbiamo pagato due volte su quello. Grazie professore. Come dicevo prima, mi spiace se sto stringendo un po', mi spiace diciamo per i partecipanti se sto stringendo un po' i tempi, però... vi chiedo cortesemente se potete poi magari inviarci anche alla fine della lezione delle domande all'indirizzo mail della Fondazione, sarà nostra cura rispondervi. Intanto professore le pongo queste due domande, una ci viene da Federico Laudazzi che si ricollega al tema della liquidazione dell'IRI. Le chiede se esiste un'effettiva possibilità di creare un nuovo strumento di politica industriale attraverso Cassa Depositi e Prestiti oppure un fondo sovrano italiano. Anche l'IRI alla sua creazione è nata come uno strumento di salvataggio delle aziende in crisi, potrebbe essere un modo per spingere anche all'aggregazione di medie imprese risolvendo in parte il nanismo della nostra attuale imprenditoria. E un'ultima domanda da Antonio Sciortino che le chiede: alla luce delle dichiarazioni del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che al Senato ha dichiarato ieri in occasione della fiducia la volontà del governo da lui presieduto di perseguire una chiara e decisa azione di cessione di sovranità, la definita sovranità condivisa, quale sarà la postura dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea? Parto da quest'ultima considerazione. Qualche giorno fa, c'era, mi limito alla postura dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea. Bella definizione dell'amico Giulio Sapelli. L'Italia è animata da un europeismo passivo. In Italia si è europeisti passivamente, nel senso cioè che si recepiscono linee, orientamenti, tendenze, vincoli, come diceva lei, in modo passivo. Si contribuisce a generare questi vincoli, punto di domanda. Qui entra in gioco una questione del rapporto di forza. Certo, è difficile avere forte capacità di trattativa quando sei trattato come l'ultima ruota del carro e non hai margine, un grosso margine di movimento. Non di meno, questo è un problema che ci dovremmo porre. Che ci dovremmo porre perché, piaccia o non piaccia, il 1992 è trascorso 29 anni fa e noi lì dentro ci siamo entrati, anzi qui dentro. Poi si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, dobbiamo, non dobbiamo uscire, eccetera, eccetera, l'euro irreversibile, ma capite che
sono più battute giornalistiche che ragionamenti, sì, di fatto ci siamo. La questione è capire come muoverci e che atteggiamento avere. E qui parte tutto un discorso sull'interesse nazionale, sulle qualità, sulle delle classi politiche che si sono succedute da Tangentopoli in poi e via dicendo, che qua si può solo accennare, ecco, che non si può minimamente sviluppare. Questo è il dato di fatto. Questo è il dato di fatto da cui partire. Dopodiché l'altra domanda domanda, professore, era sulla liquidazione dell'IRI. Se esista una possibilità di creare un nuovo strumento di politica industriale attraverso Cassa Depositi e Prestiti oppure un fondo sovrano italiano. Certo, e infatti questo è il problema è che i fondi sovrani si fanno quando bisogna mettere da qualche parte i proventi derivanti da risorse naturali, vedi il fondo sovrano norvegese, vedi i fondi sovrani degli stati del Golfo, a paurosa capacità di investimento che hanno. Qual è il nostro petrolio? Punto di domanda. Ecco, ed è una domanda che lascio agli ascoltatori. C'è un'esigenza, questa domanda comunque manifesta un'esigenza ragionevole e mi fa venire in mente un'intervista che aveva rilasciato, credo non a caso, nell'aprile del 2020 sul Corriere della Sera Giovanni Mazzoli, che era intervenuto dicendo: ma guardate che sì, noi abbiamo questo problema enorme di finanziamento, di raccolta e via dicendo, ma guardate che nelle banche italiane tra depositi e attività finanziarie andiamo sui 6.000 miliardi. Sono tanti soldi, cioè sono molti di più di quanto non ce ne siano nelle banche francesi o tedesche prese per Stato. La vera ricchezza italiana in quel momento è quella lì, la ricchezza depositata nelle banche. E da lì l'idea di mobilizzare solo una minima percentuale di quella ricchezza, per poi fare leva finanziaria e mettere obbligazioni garantite direttamente da quella base. È il discorso di un banchiere, che però ha esperienza, consapevolezza di quelli che sono gli equilibri in Italia e in generale in Europa. La domanda, come al solito, è: chi è in grado di fare un'operazione del genere? Certo che le soluzioni, certo, facciamo il fondo sovrano, trasformiamo Cassa Depositi e Prestiti, che fa già quello che può fare e sta operando come il surrogato funzionale di un fondo sovrano. La domanda è: chi è in grado di compiere un'operazione del genere e con quale consenso? Allora, se volete, il senso di questa chiacchierata potrebbe essere proprio essere quello di indurre chi ci ascolta a ragionare sul fatto che una cosa sono le possibili soluzioni tecniche, le possibili ipotesi, i possibili scenari, facciamo il fondo sovrano, rifacciamo l'IRI, usciamo dall'euro, eccetera, eccetera. Altra cosa sono la politica. Chi può fare queste cose e con quale consenso? Mi sembra forse il modo migliore per chiudere una chiacchierata in una cosa chiamata scuola di politica. Grazie infinite, professor Maggio, con questa sua chiosa finale, con questo interrogativo finale che comunque aprirebbe una discussione molto... molto lunga, perché appunto è una domanda che forse dà un senso a queste chiacchierate, al fatto di stare qui dalle 7 fino alle 8 dopo una giornata a ragionare di questi temi. Assolutamente, infatti anche stimolare riflessioni e considerazioni come questa, che sono la base di questa scuola di formazione. Io quindi
la ringrazio ancora nuovamente. Mi spiace se qualcuno ancora deve fare delle domande, però rinnovo l'invito a porcele via mail, sarà nostra cura rispondere nei prossimi giorni. Salutandovi, salutando il senatore Urso che è rimasto con noi fino alla fine, lo vedo collegato, e salutando diciamo le nostre preziosissime collaboratrici Ludovica e Sabina che hanno curato la regia, vi rinnovo l'appuntamento per lunedì 22 alle 7 con Alessandro Aresu per il toccare diciamo il tema della tecnologia. Grazie ancora professor Mangia per la sua disponibilità e per la bella lezione di questa sera. Grazie a tutti per aver partecipato alla nostra lezione. A presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ancora. Buonasera, grazie. Buonasera, arrivederci. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Buonasera, 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 grazie. Buonasera, buonasera. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Buonasera, grazie, alla prossima.